Domanda. Dato che sono una fan di Social Distortion, quando ho avuto in mano la copertina del disco mi è... Hai visto il teschietto? Ho visto lo scheletro. Lo scheletrino giù a destra che era un pochettino uguale. Volevo sapere se era stato ispirato da questa punk rock band sì, americana. Sì, sì, sì. Cioè, in realtà io quell'immagine lì l'avevo trovata anni fa a un mercatino e non sapevo che era di Social Distortion. L'avevo trovata, sai, in quei budget di stoffa che si cuciono sui giubbotti, no? E me era piaciuto, l'ho tenuto tutti questi anni. E quello è stato tra l'altro una delle prime idee grafiche dell'album, perché ecco, vabbè, la copertina più o meno la conoscete tutti, è ispirata un po' alla festa dei morti, no? La fiesta de los muertos messicana, e quindi quel teschietto lì è stata una delle prime cose su cui ho lavorato per poi passarla ai grafici. E naturalmente quando poi ho saputo che poi era anche dei Social Distortion, ho provveduto a mettergli, non so se hai notato, c'è un'oliva dentro il suo martini cocktail, c'è un'oliva con la bandierina dell'Italia. Perché mi ha detto anche il DJ di Virgil Radio che aveva domandato, però mi aveva detto che avevate dato una risposta. Scusa, non ho capito? No, me l'aveva, cioè, me l'aveva detto anche il DJ di Virgil Radio, che anche lui è un fan sfegatato. E chi, Ringo? No, DJ Marco. Andrea Rock. Andrea Rock, ok. E ha detto che non avevate dato risposta, allora era una curiosità. No, in realtà diciamo l'evoluzione delle cose è stata questa, insomma. Diciamo che da quello scheletrino lì e dalla tradizione messicana della festa dei morti è venuta fuori la copertina di Grande Nazione. Nonché poi tutte le immagini che compariranno durante il concerto. Lì, seconda fila. Ciao, io innanzitutto volevo farvi complimenti. Ti chiami? Fabio. Fabio. Ciao, Fabio. Cosa fai, Fabio? Faccio il vigile del fuoco. Hai visto. Grazie. Aspetta, no, tra l'altro scusate, complimenti. Un vigile del fuoco, una mamma a tempo pieno? No, sono responsabile amministrativa, però lavoro a tempo pieno e faccio la mamma a tempo perso. Complimenti. Infermiera. Stato litigato? Che sarà il titolo del prossimo album nostro, visto che la trilogia è stato litigato. Grazie dello spunto. Preferisco in stato di allucinazione. Stato di allucinazione. Stato di allucinazione. Scusa, tu che cosa fai? Impiegato di che cosa? Ufficio commerciale. Infermiera. Spero di farmi ricoverare da te prima o poi. Gli parrebbe vero. E tu sei? Di punture, Dio santo, punture. No, per capire nella vita cosa fa. Educatrice. Educatrice. E ne avremo bisogno. Anche. Ci sono i gruppi che hanno lo psicologo. Fatto anche un c'è anche il film sui Metallica. I Metallica hanno lo psicologo di gruppo. Non so. Se tutto il film è stato fatto. Ma non è mica una brutta idea. Eh? Cioè, noi non abbiamo bisogno per ora, però, voglio dire. Per ora, non escluderei, perché no? No, vai. Scusa, no, però ti sentiamo. Prova. Ti sentiamo acustico. Scusate. C'è una bella acustica. Niente, allora, innanzitutto, io volevo ringraziarvi. Con l'occasione per ringraziarvi per questo, desapareciccio. Perché guarda, ti apro subito una parentesi. L'altro giorno abbiamo autografate, certo, è chiaro. Aspetta, cazzo, il pompiere, ragazzi, come gli dai l'input? Fuori in due. Si è lasciato. L'altro giorno parlavamo con Federico Fiumani. È vero che i pompieri sono più pieni di donne dei musicisti? Sì, qualcosa. Dicono leggende che sono metropolitane. Tutti messi bene, capito? Quindi forse quelli americani. Vabbè, quelli di New York sono... Passo un mito. No, l'altro giorno si parlava con Federico Fiumani, che lui si ricordava dai primi anni 80, quello è stato il nostro primo album ufficiale dell'85, prima c'è stata Eneide che era la colonna sonora, e poi c'era stato gli Assassin con Elettrica Danza, c'era stato Luna e la Preda, eccetera, e nonché il primo EP Guerra,
però noi in quegli anni, diciamo dall'81, via, perché abbiamo iniziato nel dicembre 80, dall'81 all'84 avevamo scritto un botto di pezzi che non sono mai stati pubblicati. Forse qualche cosa gira su internet, non lo so. E lui ci chiedeva, ma perché non pensate di ripubblicare quella roba lì? Che sarebbe una figata, in effetti. Il problema è trovare quei master, il problema è la proprietà di quei master, che appartengono ai vecchi, al vecchio sì, studio vecchia, con cui sì, avevamo... Sì. L'editore più fondamentalmente. Nonché le edizioni che, di cui non vabbè, so nemmeno se ci siano... Se li registri quei brani, fai il cavo ti pare piace. Se li registri sì, bisognerebbe riregistrarli. Vabbè, abbiamo comunque una proposta per Luca. Magari un giorno faremo un disco di sarebbe oldies, Litfiba oldies, come fecero i Beatles. Sì, sì. But oldies, but goldies. But goldies. E poi... Sì, ma saranno 40 canzoni, 50 no, canzoni. No, esageriamo, saranno una quindicina. Ma qualcuna finì anche su... Allora, c'era dentro anche Elettrica Dance. Sì, Pigal, te ricordi Pigal? C'era dentro Pigal, Tradimento. Tradimento, cioè After Death. After Death no, finì già sul disco After Death, finì sul primo EP. No, non c'era, c'era no, Under the Moon, Under the Moon. C'erano due pezzi in inglese. Man in Suicide. Man in Suicide sul primo EP. C'era Under the Moon e Man in Suicide in inglese. Sì, sì. Allora c'era anche After Death, giusto? Non c'era After Death. Appunto. Notte a Dubai. Negano. No, quello non è mai uscito da nessuna parte. Quello non è mai uscito da nessuna parte. Lui credo che sia il... Se avete bisogno di uno che vi recupera i master, secondo me. No, ma cioè, a volte scopro che c'è ragazzi hanno più roba di me di catalogo, cioè di archivio. Insomma, diciamo che un album di almeno 10-12 pezzi potrebbe venire fuori di voglia te. Ma quindi? Quindi veniamo al pompiere. Volevo sapere, in questo album Grande Nazione, qual è il pezzo che vi sentite più a pelle? Okay. Un pezzo di Litfiba. Io penso che tutto il disco, cioè, l'abbiamo appena fatto. Devo dire che in questo periodo a me mi sono divertito. L'altra sera che abbiamo fatto il primo concerto, a me personalmente proprio il pezzo Grande Nazione, c'era sul palco una botta di energia sì, sì, ma anche spaventosa. Anche in sala, pogavano tutti. Cioè, tremendo è stato, veramente ho sentito un'adrenalina in quel pezzo, sì, sia sul palco che nel pubblico, veramente paurosa. Veramente bello. Grande Nazione ha dato subito la botta. Ma anche Fiesta Tosta, anche Brado, credo almeno per chi c'era. Brado, anche Luna D'Arc credo sì, sia venuta bene. Anzi, Luna D'Arc addirittura per me è anche migliore del live. Sì. E un'ultima cosa, se volevo sapere come è nata Elettrica. È nata dalle session che abbiamo fatto io e Piero insieme. Sì, volevo sapere se era allora, riferito ti dico, a qualche... Allora ti dico cronologicamente, Elettrica fa parte della prima session di composizione di questo album che fu fatta tra ottobre e dicembre 2010. Dove venne fuori anche Luna D'Arc. Dove venne fuori anche Luna D'Arc. Fiesta Tosta. Fiesta Tosta. Tutti buoni. Luna D'Arc. No, Tutti buoni era la seconda. La seconda. No, mi sa che era la prima. No, era che la tutti seconda, buoni. La seconda. Vabbè, non litighiamo, dai. Vabbè, ok. Non capivo cazzo. Venne non fuori. Mi state litigando. Venne fuori Luna D'Arc. Allora, il primo in assoluto è stato proprio Luna D'Arc. Il primo in assoluto. Sì. Poi venne fuori Elettrica, no, poi no, Fiesta, venne Tosta, fuori veloce, Fiesta Tosta, e poi venne fuori Brado. Elettrica e poi Brado. Brado, quei primi quattro, sì. Fuori Brado, che poi Brado ha subito tante di quelli rivisitamenti. Sì, in realtà Brado è stato uno dei pezzi che come arrangiamento ci ha fatto impazzire un po' di più, ed è un assemblaggio di almeno 2-3 pezzi. Sì. Un assemblaggio direi particolarmente riuscito di almeno 2 o 3 brani. È tornato tutto quando è stata trovata la velocità giusta di quel pezzo. E cioè, cioè il giorno prima di registrarlo. Tra l'altro ricordava Gigola alla conferenza di presentazione del disco che questo è il disco più veloce di Litfiba. Sì, è vero. Come somma di BPM è il disco più tirato. Sì. Tirato in assoluto, sì. Decisamente. E ma lui non gli è bastato comunque, sta cercando sempre di... No, qualche BPM in più dal vivo ci sta. Sì, sì. Infatti l'unica volta c'è non ce la faccio. Vai. Ciao. Nome, cognome, codice fiscale e professione. Professione anche disoccupata. Disoccupata. Perché disoccupata? Perché non trovo lavoro. Non hai mai lavorato? No. No, cosa facevi prima?
e ho fatto assicurazioni, ho fatto la traduttrice, ho fatto di tutto. Uh-huh. Però vabbè, non fa niente. Inglese. Vabbè, comunque, volevo sapere una cosa. Prima avete parlato delle varie jam session, eccetera. Avete detto che, ad esempio, Ritmo 2 risaliva molto tempo prima. Durante la scrittura di questo disco, avete già messo da parte del materiale per i prossimi dischi? No. No, c'è tante idee che non sono andate in ponte, però... Abbiamo tonnellate di roba. Abbiamo tonnellate di roba, però avere tonnellate di roba non significa che c'hai un disco. No, no. Avere tonnellate di roba vuol dire avere un monte di problemi da risolvere, perché cioè, avere degli spunti non significa avere dei pezzi. Ma è meglio azzerare il contachilometri al disco dopo, o su uno spunto ci si può tornare a lavorare, o finite per incartarvi? No, tutto è valido. Cioè, se una cosa avviene è bene, se non viene... Tutto è valido. Diciamo che il bello di lavorare in due, quindi a quattro mani, e a quattro orecchie, e a quattro lobi di cervello, è che siamo un po' i primi censori di noi stessi, no? Cioè, se lui c'ha un'idea che a me non mi ispira niente, dico, Ghigo, non mi viene nulla. Cioè, idem, me l'accorgo subito, quindi. Idem se subito. Io c'ho un'idea che vedo che a lui comincia a storcere il naso, oppure a grattarsi, oppure a dire sì, però... dico, vabbè, dai, lasciamo perdere. Ce ne sono tante altre, nel senso abbiamo magari veramente... Magari quel viaggio, poi può succedere un altro disco, un altro viaggio diverso. Poi... Sì, sì, infatti, cioè, diciamo, non si butta mai... È un po' come il maiale. Non si butta via niente. Un po' come il tonno. Non si butta via niente. Non si butta via niente. E questo è importante.